Teramo accanto al popolo palestinese, domani alle 17:30, manifestazione di solidarietà in Piazza Orsini organizzata dalla Casa del Popolo e dalla comunità islamica locale. Previsto un dibattito pubblico e anche un piccolo presepe con il bambin Gesù tra le macerie. Noi chiediamo l'immediato cessate il fuoco, l'immediato stop al massacro di Gaza. Quello che sta avvenendo oggi a Gaza è un massacro inaccettabile. Ci sono stati più di 20.000 morti, di cui 8.500 bambini, 6.300 donne. Hanno ucciso 113 tra personale medico e sanitario, hanno distrutto una quarantina abbondante tra ospedali e centri medici e non c'è nessun rispetto di quelle che sono le minime regole di un eventuale conflitto, così come sono stabilite da tante convenzioni internazionali. 75 anni di conflitti in Palestina, 75 anni di sofferenza e morte. Mustafa Bazlami, capo della comunità islamica a Teramo, parla di occupazione spietata e atroce, a farne le spese migliaia di inermi. Non si può più stare in silenzio, perché stare in silenzio vuol dire essere complici di questo sistema che sistematicamente sta cercando di sterminare un popolo, di cacciarlo dalla propria terra, e quelli che si rifiutano di andarsene vengono uccisi. E quindi noi come comunità islamica residenti qui a Teramo, ma non solo nella provincia di Teramo, perché ci sono anche i colleghi della comunità di Campli che partecipano con noi, ci uniamo a questa manifestazione per portare la nostra voce e dire tutti insieme basta a questa guerra. Teramo dunque vuol far sentire la propria voce. Anche piccole iniziative come questa in una città come Teramo siano fondamentali. Basta ricordare che praticamente solo nei primi giorni di guerra a Gaza sono state buttate più esplosivi di quanti siano stati utilizzati nei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki dagli Stati Uniti, nel crimine di guerra appunto commesso dagli Stati Uniti. Noi crediamo che sia assolutamente imprescindibile che la comunità internazionale faccia qualcosa, e anche piccole azioni di solidarietà possono essere utili.